Ciao Albert, stamattina vi presentiamo il nostro impianto di videosorveglianza professionale Wi-Fi, che è un impianto in se stesso complicato, ma di semplicissimo utilizzo perché noi mettiamo nelle condizioni chiunque di potersi dotare di questa tecnologia anche con fai da te e quindi con una semplicissima procedura. Questo è un impianto costituito da questo NVR. Attenzione, l'NVR è di rete, quindi ha la necessità di avere un cavo collegato al proprio modem di casa per avere la rete internet. Un cavo di alimentazione, basta. E nel momento in cui si mette in corrente questo NVR e le quattro telecamere 1080 in dotazione, l'NVR è già pronto all'uso. E vi dimostreremo quanto sia facile fare diciamo, questa semplice procedura. Diciamo che adesso stiamo utilizzando su PC questo programma che ci consente di vedere le telecamere su PC Windows da qualsiasi parte del globo, ma anche tramite cellulare. Aprendo l'applicazione sarà molto semplice. Io già ce l'ho configurata, ma vi farò vedere come sia facile andare. Ecco, la stessa immagine che noi vediamo sul PC, la vediamo anche sul cellulare, la possiamo vedere anche in questo modo. E possiamo andare a ricercare le registrazioni dal cellulare, ma anche dal computer, di qualsiasi momento della giornata oppure per qualsiasi data. Quindi torniamo indietro, ecco, adesso siamo all'8 novembre, ritorniamo ad oggi e come vedete ci sono queste piccole iconcine. Che sono queste piccole iconcine? Sono dei video, micro video, creati lungo la barra del tempo per segnalare che c'è stato un movimento. In questo caso abbiamo un'attenuazione o un aumento di luce. A seconda della sensibilità del rilevamento, ecco, questo sono io, del rilevamento del movimento che viene percepito dalla telecamera. Ma andiamo a vedere quanto sia facile andare a collegare una telecamera. Prendo, ora ne abbiamo solo due, in totale il kit ne comprende quattro. Prendo una telecamera, metto l'antennina, facendo attenzione per evitare che si pieghi il pin centrale, il polo centrale, collego il suo alimentatore all'apposito jack in dotazione e lo collego alla corrente. Ora gli diamo un po' affinché la telecamera si accenda e andiamo a vedere subito sia a schermo PC sia dal cellulare. Ecco, facciamo qualche prova, disconnettiamo e riconnettiamo. Ecco, qui la telecamera è già visibile perché, come vedete, non appare con una X sopra. Andiamo sul flusso principale. Noi abbiamo due tipi di flussi, principale ed extra. Principale è quello diciamo più nitido, che è quello che poi viene salvato sul videoregistratore. Ecco la nostra telecamera collegata. La stessa cosa lo possiamo andare a vedere dall'app, avviando l'anteprima. Dobbiamo prima uscire però ovviamente e rientrare. Abbiamo l'anteprima. Ecco, questo è un po' ritardato ovviamente perché sono da cellulare, quindi non è in locale, ci metterà qualche tempo prima di recepire la nuova telecamera. Quindi andiamo a chiudere ancora una volta l'app, la riapriamo. E avviamo. Eccola qui. Questa è la nuova telecamera il cui segnale si sta ancora propagando, ma come vedete è già attiva con un po' di ritardo. Che cos'è che bisogna fare una volta messo nell'alimentazione l'NVR e le quattro telecamere collegate magari all'esterno? Qua parliamo di metallo, quindi non di plastica.
una soluzione IP65 per le telecamere, ma essendo piccole e carine possono andare anche in ambienti interni. È molto semplice, si va su questa iconcina, si va in gestione utenti. Ecco, qui non abbiamo alcuna password al momento, ma la possiamo cambiare. Quindi, se io volessi cambiare la password, mi basta non mettere nulla in password, mettere la nuova password e confermare la password. Cosa che possiamo fare anche all'interno dell'interfaccia di configurazione. Con un clic destro, configura dispositivo, andiamo in System, ecco qua, è apparsa questa schermata dove io vado in questa scheda, nella gestione utente. E vado a modificare la password. Quindi non metto nulla qua, metto una password qui, la ripeto e do l'ok. Ma posso aggiungere anche altri utenti. Anzi, questa è una procedura che si consiglia di fare prima di cambiare all'utente principale amministratore la password. Quindi aggiungere un utente amministratore senza password, in modo che qualora io dovessi dimenticare o sbagliare, e capita spesso, la password cambiata dall'amministratore, ho sempre il secondo utente da poter utilizzare per cambiare ancora una volta la password all'utente principale. Ecco, questo è un breve video per farvi comprendere la facilità di questo sistema, che ha tantissime funzioni che posso vedere da cellulare, e quindi per esempio in allarme intelligente. Io ho acceso, ecco, il motion detection, questa è la nuova telecamera. Andiamola a prendere la nuova telecamera, sì, eccola qua. Quindi allarme intelligente, video perso, allarme. C'ho la sensibilità del rilevamento del movimento, che può essere alta, media e bassa, ma computer, avremo ancora ulteriori regolazioni. Ad esempio, video motion, abilitiamo il canale 3, abbiamo visto il canale 2 e lo andiamo ad abilitare. Ecco, c'ho minima, bassa, media, alta, altissima e massima. Quindi ancora maggiori possibilità. Giusto per farvi un esempio, vado sulla telecamera 3. La telecamera 3 è tarata con una sensibilità media. Da PC la telecamera 3 è tarata su una sensibilità media, ma ho due passaggi verso il basso, quindi bassa e minima, e ho tre passaggi verso l'alto, quindi ancora maggiori impostazioni. A livello di cellulare la configurazione è più semplice, si hanno meno opzioni, ma comunque è bastevole per una configurazione anche da remoto. È inutile dire che abbiamo funzioni tipo invia email, quindi se io vado nella scheda servizi di rete e attivo l'email, mi basterà abilitare, mettere il server della propria posta elettronica, solitamente cominciano con smtp. Ne dico una per tutte, libero.it, alice.it, eccetera, gmail.com, la porta che ci dà sempre il gestore di servizi, Gmail, Libera, Alice, che sia, SSL e quant'altro. Una volta messe nome utente, password della propria casella elettronica, da quel momento in poi qualsiasi rilevazione del movimento produrrà un video, che è quello che vi ho fatto vedere prima, e cioè queste iconcine immediate, e quindi con la possibilità di avere una interazione immediata con gli eventi che sono accaduti nell'arco del tempo. Ma non solo, verrà anche inviata un'email tramite questa configurazione, e c'è anche la possibilità di testare se tutti i dati inseriti sono corretti. Tantissime altre configurazioni, tipo quello per esempio di impostare il nome della telecamera. Andiamo sulla 3 che abbiamo messo adesso e scriviamo salotto. Ok. Benissimo. La telecamera 3 è questa qua, e come vedete è stato cambiato anche il nome della telecamera. Quindi sono operazioni molto semplici. Ovviamente all'interno della confezione noi forniamo una guida di quello che stiamo dicendo, ma per i concetti principali, cioè quelli che servono per rendere operativo questo impianto,
Ricordiamo che questo non è un impianto smart, ma è un impianto professionale. E l'ultima cosa, chiudiamo con l'ultima cosa che vi vogliamo far vedere è questa. Eliminiamolo. Quindi voi nel momento in cui scaricate questa app, vi troverete questa icona, andrete nell'iconcina in basso a sinistra, ve lo ripeto, questa qua, vi trovate collegati allo stesso wifi dove avete collegato l'NVR col cavo, quindi al vostro wifi di casa, fate più in alto a destra e fate cerca. Qui usciranno tante cose perché all'interno di questo ufficio ci sono tante telecamere cablate o meno, devo cambiare wifi perché io sono su un'altra rete, quindi mi devo mettere sulla stessa rete che alla quale ho collegato, e che è questa qua, alla quale ho collegato l'NVR. Ritorno alla mia schermata, faccio cerca. Ripeto, adesso troverà tante cose. Io so che questo NVR finisce con 1.94 ed è questo qua. Andiamolo a vedere, 1. Eccolo qua. Questo è l'NVR, abbiamo detto, chiamiamolo Wi-Fi, NVR, admin, non c'è password, aggiungi. Fatto. Già è stato aggiunto e già è operativo. Quindi la semplicità è immane, la fedeltà dei video è veramente spettacolare. Questo è da PC, e ovviamente queste sono telecamere posizionate così in modo molto volante, per così dire, per fare questa dimostrazione, ma anche da cellulare si può notare un'ottima fedeltà. Vi faccio vedere una cosa, una differenza. Adesso siamo in small definition, in bassa definizione. Metto in alta definizione. La differenza qual è? Voi magari all'inizio non la notate, ma provate a guardare questa data. Siamo in alta definizione, bassa definizione, ecco la data. Cosa succede alla data? E da qui vi rendete conto che certamente c'è una differenza tra l'alta e la bassa definizione. È inutile dire che queste telecamere possono essere sfogliate in questo modo, si ritorna alla schermata principale e ancora a questa schermata dove ci sono tutti i menu. Quindi chi fosse interessato, alla fine di questo video tutorial trovate un link dove è possibile acquistare questo videoregistratore, questo kit di videoregistrazione professionale, ma io lo definirei semplice nell'utilizzo, ad un prezzo veramente eccezionale. Sul mercato ne troverete tanti perché c'è tanta concorrenza, ma fate attenzione perché questo ha telecamere 1080 2 megapixel. Sul mercato troverete NVR 1080 ma con telecamere 720 o 960, che sono ad una definizione bassissima rispetto alla 1080, perché 720 è un megapixel, 960 è 1.3 e 1080 come queste sono 2 megapixel, che sono il minimo indispensabile per avere un'immagine nitida e fluida anche su spazi molto molto ampi. Ciò detto, vi lascio il link in basso a questa schermata dove ricordo che vedrete il prodotto, che è comprensivo di NVR e 4 telecamere con tutti gli accessori, alimentatori, cavo di rete, mouse da collegare direttamente all'NVR se collegato ad un video, ad un monitor, compresa HDMI oppure VGA, e senza disco rigido. Il disco rigido è una spesa da fare a parte, il montaggio è semplicissimo, costa veramente pochi spiccioli, 1 terabyte, siamo intorno ai 50-60 euro di ottima qualità però, quindi su richiesta possiamo anche fare una configurazione anche del disco rigido con una piccola differenza. Questo è tutto, alla prossima.